quando non sappiamo cosa ci attende, quando perdiamo l'illusione perché non abbiamo il coraggio di guardare oltre i nostri limiti, quando siamo felici per essere fedeli a Gesù Cristo e allo stesso tempo ansiosi e languidi per non assaporare i frutti della nostra missione apostolica, il Signore vuole che ci chiediamo, come Giovanni Battista, dobbiamo aspettare un altro? Il Signore vuole farci esaminare tutta la nostra vita, per farci vedere le nostre deficienze, i nostri sforzi, le nostre malattie, e così riaffermarci nella nostra fede e moltiplicare infinitamente la nostra speranza. Dove ho riposto la mia speranza? Dove ho riposto la mia felicità? Poiché la speranza è strettamente legata con la felicità interiore, il cristiano deve vivere come una persona qualsiasi, ma sempre con lo sguardo fisso su Cristo, che non ci abbandona mai. Un cristiano non può vivere la sua vita al margine di Cristo e del suo Vangelo. Centriamo il nostro sguardo in Lui, che tutto può, e non poniamo limiti alla nostra speranza. Quando e come leggi la parola di Dio? Sai ascoltare i suoi suggerimenti? A tarda sera ti confronti con la parola di Dio e realizzi un esame di consapevolezza.